ecco che cosa non vedi quando ti siedi a un tavolo con altre persone. Questi puntini sono le goccioline che diffondiamo quando parliamo, tossiamo o starnutiamo, che possono trasportare batteri, funghi e anche i virus. Quando respiriamo emettiamo una nuvola composta da goccioline respiratorie. Quelle più grandi, che produciamo starnutendo o tossendo, sono definite droplets. Le più piccole, invece, sono i cosiddetti aerosol. E il loro diametro è minore o uguale a 5 micrometri, più sottili, cioè di un filo di ragnatela. In questa simulazione realizzata in Giappone dal centro Riken e dalle Università delle Tecnologie Toyohashi e Kobe, si vedono i droplets emessi da chi parla, che ricoprono l'interlocutore seduto accanto. Un po' meno di chi è seduto di fronte e molto meno di chi è seduto in diagonale. Questo terzo scenario riduce del 75% il contatto con i droplets rispetto a chi si trova faccia a faccia. Le simulazioni sono state create con Fugaku, il supercomputer più potente del mondo, e spiegano perché assumere una disposizione a scacchiera limita il contatto tra le persone. I droplets più grandi, quelli che solitamente riusciamo a vedere, sono più pesanti e tendono a cadere a terra. Ma l'aerosol può diffondersi in un luogo chiuso fino a una distanza di circa 10 metri e rimanere nell'aria ad altezza uomo per più tempo in assenza di ricambio sufficiente. Come mostra il modello 3D sui flussi d'aria pubblicato nel 2021 dall'Università di Aalto in Finlandia, aprire una finestra aiuta non solo a purificare l'aria dalla CO2, ma anche a disperdere gli aerosol. Il Regno Unito, che è tra i paesi più colpiti dall'ultima ondata della variante da Covid-19, attraverso l'esperimento portato avanti dall'Università di Cambridge, ha voluto sensibilizzare la popolazione su questa cosa molto importante. Aprire le finestre anche solo per 10 minuti ogni ora può ridurre drasticamente il rischio di un'infezione. Al di là dei vaccini, assumere il comportamento giusto può fare la differenza. Ecco quello che emettiamo quando tossiamo o starnutiamo senza coprire naso e bocca. Le immagini vengono da due studi diversi, quello dell'Università di Sydney e dell'Istituto tedesco Max Planck. Entrambi realizzati durante la pandemia hanno approfondito quanto è importante indossare la mascherina. In questa situazione due persone non vaccinate impiegherebbero 5 minuti a infettarsi. Indossando la mascherina la quantità di particelle emesse diminuisce di molto, ma come si vede dal video, più aggiungiamo strati per coprirci, più la protezione è efficace. Per questo, come conclude lo studio dell'Istituto Max Planck, indossando una mascherina FFP2 il rischio di contrarre il virus si riduce fino allo 0,1%. Solo conoscendo queste cose possiamo fare più attenzione a quei dettagli spesso sottovalutati e contribuire nel proprio piccolo a migliorare i nostri comportamenti per salvaguardare la salute di tutti.